Ciao a tutti e benvenuti. Questa è una lettura per il segno del Sagittario. È una lettura senza tempo, quindi il momento in cui vedrete questo video probabilmente sarà il momento giusto per voi per ricevere il messaggio che contiene. Se sentite il bisogno di ricevere degli altri messaggi o di integrare il messaggio contenuto in questo video, vi invito ad andare a vedere la lettura del vostro ascendente o di un segno predominante nel vostro tema natale. Io mi chiamo Lisa, mi occupo di crescita personale e crescita spirituale. Per questo motivo queste letture non sono divinatorie, ma invece hanno l'intento di darvi uno strumento per andare a superare una difficoltà che state vivendo in questo momento della vostra vita. Se vi piace questa lettura, vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. In questo modo sarete aggiornati tutte le volte che esce una lettura nuova. Vi invito anche ad andare a vedere sotto nella descrizione perché troverete il mio contatto per un'eventuale lettura individuale. Io le letture, diciamo, private le faccio in maniera molto particolare, sempre con un'attenzione alla crescita personale, quindi voi mi contattate, io vi spiego di che si tratta e poi sceglierete se vi interessa o meno. Trovate anche il contatto di un altro canale YouTube, Soul Healer Tarot, è il canale di Marco, una persona meravigliosa che legge anche lui i tarocchi e mi piace molto il suo punto di vista che è diverso ogni tanto dal mio rispetto all'interpretazione delle carte e che secondo me va a integrare molto bene i messaggi che arrivano con le mie letture, quindi vi invito ad andare a vederlo e a seguirlo. Andiamo a vedere per quanto riguarda voi. Tre carte, andiamo a prendere l'energia che in questo momento vi caratterizza, quindi l'energia che in qualche modo qualcuno di voi ha dentro di sé. Prendete quello che risuona come sempre e lasciate andare quello che invece sentite non essere allineato a voi. Ricordatevi che quando noi abbiamo dentro di noi un'energia, quando esprimiamo un certo tipo di energia, il mondo all'esterno in qualche modo rispecchia quell'energia lì. Quindi, oh, stanno continuando ad arrivare due carte per volta, ma io ho bisogno di una carta. Interessante, come, ecco, ne ho ancora due. È come se per voi ci fosse qualcosa che ha a che fare con il 2, la dualità, l'indecisione. Hola, ok. Ah, ok. Ecco, vedete? È arrivato senza problemi la sfida, saltata fuori ed è interessante perché è un 2. Andiamo a vedere, e anche questa è saltata fuori senza problemi, il suggerimento da parte del mazzo. Interessante la vostra energia. Come avete visto, continuavo a trovarmi con due carte in mano. Che cosa significhi? Non lo so. Magari qualcuno di voi può già avere una sorta di intuizione rispetto a questo modo di reagire delle carte, l'energia che in qualche modo vi caratterizza. Cavaliere di coppe, quindi come se ci fosse il potenziale in questo momento dentro di voi di agire seguendo le vostre emozioni, come se ci fosse la possibilità di sentire bene il vostro cuore, di percepire bene cosa si muove dentro di voi a livello emotivo e di portare le vostre emozioni in quello che è la vostra vita, magari nei vostri progetti, magari nelle vostre relazioni, nel vostro lavoro. È un potenziale molto bello, è un potenziale che ogni tanto noi ignoriamo, non mettiamo in atto perché siamo troppo nel mentale, troppo nel pensare, troppo nelle paure. Cosa faccio se seguo il cuore? Molti dicono che seguendo il cuore hanno sbagliato, spesso purtroppo invece seguendo le nostre paure abbiamo sbagliato, pensando che sia il cuore. Il cuore ragiona su dimensioni diverse, quindi avete il potenziale di andare verso, di muovervi, di agire seguendo il vostro cuore e quindi creare cose che sono molto più allineate a voi rispetto a magari quello che create con la parte mentale. E forse è per questo che uscivano costantemente due carte. C'è questo potenziale, mi viene da dire per qualcuno di voi, di indecisione. Seguo il cuore o seguo la mente? Non lo so, non c'è una carta mentale qui sul tavolo, però mi viene da dire questo, visto come si sono comportate le carte nell'uscire. La sfida, un equilibrio, il 2 di denari. Trovare un equilibrio che vada bene per voi nella vostra vita, trovare un equilibrio che metta d'accordo magari diversi aspetti dentro di voi. Trovare un equilibrio che vi faccia sentire più stabili, più al sicuro. Quindi è una sfida, molti di voi fanno fatica proprio a fare questo lavoro
E quindi cercate di trovare un momento per lavorare su quello che state sentendo, su quello che state pensando, su quello che sono le vostre percezioni, il vostro istinto. Cercate di non agire impulsivamente, ma appunto radicandovi prima. Contattate la terra, fate movimento fisico, fate attività che vi portino a contatto col vostro corpo, fate un massaggio, fatevi fare un massaggio, intendo. Cercate di entrare in connessione con la parte materiale, nel senso con il corpo, con la parte fisica, ecco. Questo aiuta un pochettino a rallentare la mente, a portare nel qui e ora la vostra. Usate i sensi. Mangiate qualcosa di buono e usate tutti i vostri sensi mentre lo state mangiando. Questi sono tutti spunti per portarvi nel corpo fisico, nel qui e ora, che potrebbe aiutare appunto a creare questo equilibrio che la carta vi mette come sfida. Suggerimento da parte del mazzo, la regina di bastoni. Il suggerimento parla di divertimento, parla di azione, parla di istinto, quindi stiamo parlando di qualcosa che non è l'intuito in questo caso, ma la parte più istintiva, più passionale. Quindi cercate di contattare questa vostra parte, ce l'abbiamo tutti dentro di noi, qualcuno è più in contatto con queste sue dimensioni, altri fanno più fatica, però è come se questa energia, un'energia giocosa, un'energia anche un po' sensuale, un'energia carismatica, sia quella che vi aiuterà a andare avanti appunto portando la vostra coppa nel mondo, portando le vostre emozioni nel mondo. E come per dire che serve forse un po' meno pesantezza per qualcuno, serve un po' più quell'istinto, quel desiderio di giocare, quel desiderio di, per qualcuno forse anche di trasgredire. Perciò andate a contattare, mi viene da dire, la vostra regina di bastoni interiore, non importa se siete uomini o donne, è proprio il tipo di energia di cui sto parlando. È un'energia che, ripeto, qualcuno si riconosce facilmente, qualcuno magari ha bisogno proprio di scoprirlo, di scoprire la sua parte sexy. Mettiamola così. Andiamo a vedere l'universo che cosa ha da portare come messaggio a integrare quello che è arrivato fino ad ora con i tarocchi che sono sul tavolo. Quindi ancora solo una carta, per favore, per gli amici del Sagittario. Interessante perché qui abbiamo comunque tre elementi diversi, abbiamo l'acqua, abbiamo la terra, abbiamo il fuoco e ritorno all'idea dell'equilibrio. È come se avete bisogno di portare nella vostra vita i diversi elementi. Vediamo che carta esce. 5 di denari. Infatti, stavo dicendo, non abbiamo il mentale sul tavolo e ancora non c'è. Quindi col 5 di denari, l'invito dell'universo e di stare attenti a dove posate la vostra attenzione. Qui abbiamo due persone, si vede poco perché c'è il riverbero, però ci sono due persone senza tetto, due persone chiaramente povere, che sono al freddo, sono al gelo. E dietro di loro c'è una meravigliosa casa, ce la posso fare, illuminata, calda, ma loro non la vedono perché lo sguardo è da un'altra parte. Quindi l'universo vi invita a guardarvi in giro. Se voi sentite che manca qualcosa nella vostra vita, è probabile che manca proprio perché voi non riuscite a vederla. E il primo posto dove cercare è dentro di voi. Avete bisogno di prosperità? Ok, dov'è la vostra prosperità interiore? Dov'è la vostra ricchezza interiore? Avete bisogno di rispetto? Dov'è il vostro rispetto verso voi stessi? Cercate di cambiare lo sguardo. Noi spesso siamo proiettati verso l'esterno, vogliamo che l'esterno ci porti X cose, che dal mondo ci arrivino certe cose. Le cose che ci arrivano, arrivano perché sono risuonanti con quello che c'è dentro di noi. Quindi se cerchiamo dentro di noi quella cosa, è più facile poi attirare, creare nella nostra realtà esteriore proprio quella cosa lì. Quindi io spero che questa lettura vi possa dare qualche spunto per quello che state attraversando in questo momento. Vi invito a mettere un like o a commentare sotto al video per farmi sapere. Ci vediamo presto con le prossime letture. A presto!